Bene, presentiamo oggi questo lineare ZAG modello B299. Lineare ormai introvabile, quasi un pezzo da collezione. Monta due finali classe C, molto simile all'RM KL300 o all'LEM L300. Funzioni acceso spento, SSB AM che qua viene chiamata MA, il tastino alta e bassa potenza. Comanda la ventola posta sul dissipatore. Il lineare è stato ottimizzato sia in potenza massima, quindi eroga sempre il massimo della potenza senza distorsione e senza compressione dell'audio sia in AM che in banda laterale, ed è stato ottimizzato sia in ingresso che in uscita a livello di adattamenti di impedenza, in quanto generava un po' di rosso sia tra apparato e lineare stesso sia in uscita. Allora, vediamo come si comporta. Andiamo col solito apparato di riferimento, col Typhoon. Andiamo. In FM impostiamo una muta di 4 watt. Allora, con 4 watt in ingresso, in uscita abbiamo 90 watt. Spegniamo, diciamo che l'ingresso massimo è fino a 10 watt, però io consiglio sempre non superare gli 8 watt. Con un ingresso di 8 watt, 8 watt e mezzo, abbiamo un'uscita di 120 watt precisi, che poi è quanto devono dare questi finali. Questo monta due finali MRF 455 punti in azzurro, quindi con un ottimo beta che aiutano anche a non distorcere e nella potenza. Allora, facciamo la prova in SSB. Andiamo a scala di picco, SSB, scala 200, ola 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 ola
in AM, spegniamo, andiamo con una muta AM. Allora, impostiamo una muta watt. Ora, 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 7-8 di picco. Giustamente andiamo a M, andiamo a scala 200, scala di picco. Siamo sui 170 watt. E questa è la ventola per il raffreddamento, con uno sfizioso colore rosso.